Che cosa abbiamo appena visto? Che cosa abbiamo appena visto? Ditemelo. Ditemi che cosa abbiamo visto. Perché non è concepibile. È una cosa inconcepibile. Questo video sarà un dissing completo a colpo gobbo. Lello, sei un bastardo. Io ti detesto. Ti detesto perché Lello è là. Colpo gobbo è là. All'Etihad, a Manchester. Se l'hai vista dal vivo, Manchester City Real Madrid, 4-3. Andata delle semifinali di Champions 2021-2022, inizia bene l'andata delle semifinali di Champions. Adesso vediamo domani il Liverpool col Villarreal, che cosa ne viene fuori. La partita inaugurale delle semifinali mi pare che sia andata abbastanza bene. E non è finita qui. Cioè, davvero qualcuno pensa che sia finita qui? Non so se vi ricordate il Chelsea, al Bernabeu, sono lunghi 90 minuti al Bernabeu, in una partita di ritorno di Champions League del Real Madrid con Ancelotti in panchina. Lunghi, perché stasera il Manchester City poteva farne, io credo, 100, eppure ne ha fatti solo 4 e il Real è riuscito comunque a farne 3. Questa, per antonomasia, penso che sia la partita perfetta che vorrebbe vedere una persona. Almeno io da tifoso mi sono immaginato questa partita come standard di partita perfetta. Avessi la possibilità di scegliere, ok, di vedere una partita, guarderei sempre questa. Ora, è un po' complicato parlarvi di Manchester City 4 al Madrid 3 con ancora negli occhi quella che è stata Sassuolo 1 Juventus 2 di ieri sera, o comunque tutto il weekend di Serie A, o comunque le partite che purtroppo siamo abituati a vedere in Italia. È molto complicato, badate bene, è molto difficile, perché mi sembra veramente di aver visto un altro sport, banalmente, qualcosa di completamente diverso. Io provo a ragionare da tifoso della Juventus in questo momento. Anche oggi ne ho parlato, ho parlato di Raspadori, il video delle pagelle, e qualcuno continuava a dirmi: sì, ma con Raspadori che cosa ce ne facciamo in Europa? È verissima questa cosa, ma attenzione, cerchiamo di fare un passo indietro. Noi davvero abbiamo la concezione, e forse anche siamo davvero così strafottenti da poter ragionare in questo momento, da inserirci lì, da inserirci nelle squadre che vogliono competere per l'Europa? Come facciamo ad avere questa visione di insieme oggi come oggi? Come possiamo non renderci conto dei limiti evidenti, palesi, del Movimento Calcio Italia? Non vi parlo di Juventus, Movimento Calcio Italiano, nei confronti di quello che è il calcio ad altissimi livelli in Europa, e per altissimi livelli intendo prime quattro d'Europa. Poi ribadisco, domani vediamo il Villarreal, perché personalmente, tra andata e ritorno, per quello che ho visto, la Juventus aveva la possibilità di passare. Poi questi hanno buttato fuori comunque il Bayern Monaco, non la prima che passa, vediamo cosa succede. Ma secondo me il ragionamento che oggi deve fare il tifoso della Juventus, lo dico con la morte nel cuore, con il rammarico più grande del mondo, non è quello di ragioniamo sul giocatore che ci fa tornare competitivi in Europa. Perché per tornare competitivi in Europa ci sono degli anni luce in questo momento, non degli anni, degli anni luce, che non misura nel tempo, misura la distanza. Meglio, perché il tempo passa un anno alla volta. La distanza si acceleri, si parla di accelerazione, magari qualche metro lo vai a recuperare se aumenti poi la velocità. Bisogna aumentare la velocità. Ed è ovvio che prima di tutto bisogna rimettere le basi all'interno del campionato italiano, che purtroppo, per forza di cose, non se la gioca neanche lontanamente su questi livelli. È un livello diverso, ragazzi, è un livello diverso. Prima parlavo di due sport diversi, è lo stesso sport, sono livelli diversi. Ed è questo un rammarico grande, pensando appunto che la Juventus, che nel giro di qualche anno comunque era diventata una squadra che poteva addirittura ambire alla vittoria finale d'Europa e che aveva portato anche Cristiano Ronaldo all'interno del nostro paese, si sia discostata così tanto e che ora non sia nemmeno più competitiva per le primissime posizioni del campionato italiano. Quindi un passettino alla volta, bisogna camminare, bisogna imparare a camminare prima di correre, perché sennò non si va da nessuna parte. Che cosa vi posso dire io di questa partita, signori? Che ci stropicciamo gli occhi di fronte a quello che ha proposto Guardiola questa sera, di fronte a quello che ha creato Guardiola col Manchester City, una squadra che l'anno scorso ha perso, sì, la finale di Champions, che quest'anno
si ricandida come potenziale possibile plausibile, mettetecelo voi l'aggettivo finalista, non sarà nemmeno difficile vederla in finale, ma ve lo ribadisco, ve lo ripeto, ricordateveli, 90 minuti là a Madrid sono bollenti, sono roventi, sono un Benzema così che sul 4-2 si permette di fare il rigore di cucchiaio. Io non credo però che oggi il tifoso juventino possa innamorarsi del calcio di Guardiola, lo dico per la nostra sanità mentale, perché se c'è qualcuno che stasera avrà pensato, perché l'abbiamo pensato tutti, magari vedere una roba del genere in Italia con la Juve, io voglio cercare di smorzare un po' gli entusiasmi, perché penso che questa sia una cosa irripetibile, irriproducibile forse anche, ma per Guardiola stesso magari, quando finirà il ciclo al City, se finirà il ciclo al City, non ne ho idea dove potrà andare Guardiola poi successivamente. Questa è una squadra costruita con anni e anni di pazienza, di giocatori funzionali inseriti in un progetto, in un contesto vincente, e non dimentichiamoci che stasera mancava Cancelo, mancava Walker, nel Real Madrid mancava Casemiro. Questa è stata l'antipasto, no? L'antipasto di una gara che è qualcosa di... vabbè. E dall'altra parte c'è il Real, che è uscito stasera dall'Etihad con un risultato miracolato, perché 4-3 è un risultato miracolato per il Real Madrid. Ma questa è la possibilità, la consapevolezza di una squadra che sa che gli altri vengono, fanno, brigano, ma loro rimangono lì, concentrati dentro la partita, e tre gol te li fanno. All'interno della super dominata City, tre gol il Real te li ha fatti. Dobbiamo guardare più lì, più Real Madrid, perché è una squadra che si avvicina molto di più a quello che possiamo raggiungere nel breve tempo, e per molto di più non intendo le giocate di Benzema, le giocate di Modric, le giocate di Vinicius, non intendo questo, ma lo scheletro di una squadra che può imparare, la Juventus, a fare delle ripartenze fatte bene. Perché noi purtroppo il più grande problema della Juve, ragazzi, ve lo firmo qua, è il disordine completo anche nelle ripartenze, perché è una squadra che si vende molto bassa, squadra che difende con tanti uomini, una squadra che accetta di difendere nei confronti dell'avversario che attacca. Se non è brava a recuperare campo con le ripartenze quando l'avversario è scoperto, allora fai fatica. E allora qui dobbiamo migliorare per cercare di avvicinarci a quegli anni luce di cui parlavo prima, cercare di far diventare mesi luce, settimane luce, giorni luce, che non esistono, però per darvi l'idea che bisogna avvicinarsi. Ora io credo che difficilmente si possa arrivare nel breve a questi livelli qua, e nel breve intendo una se non due stagioni, poi non so quale sarà la volontà della Juventus di cambiare, di mantenere Allegri, di fare mercato, di tenere questi giocatori, non lo so, che sono poi l'allenatore, i giocatori, il connubio, il gruppo, il contesto è quello che poi ti fa la differenza, bene o male. Sì, certo, poi aggiungiamo il tifoso, il dodicesimo uomo in campo, aggiungiamo la dirigenza, aggiungiamoci quello che vuoi, però alla fine sono la squadra e l'allenatore, e come l'allenatore mette giù la squadra, e come l'allenatore allena la squadra, plasma la squadra a seconda di quelli che poi vengono comprati dalla dirigenza. Quindi squadra e giocatori, cioè squadra e allenatori, quindi queste sono le due componenti, macro componenti, che poi ti creano questa roba qui. È stato uno spot perfetto per il gioco del calcio. Una persona che non è appassionata di calcio stasera si sarà stroppicciato gli occhi. Io che sono appassionato di calcio, le partite ne ho viste tantissime, vedevo della roba ogni tanto e facevo wow, urlavo da solo, urlavo, mi mettevo a fare dei versi, perché era incredibile vedere una semifinale di Champions giocata a questi livelli con 7 gol segnati nel brevissimo. Siete così convinti che passerà al City? Siete così convinti che passerà al Real Madrid? Avete già un'idea di quella che sarà la semifinale di ritorno? Io speravo non finisse mai, mi sarei guardato volentieri altri due tempi. Così, pensate che è soltanto fine primo tempo di questa partita e che domani torna la Champions. Pensate a queste cose. Io oggi pomeriggio avevo registrato un video, la tier list del mercato della Juventus, ci sono anche dei giocatori di Real Madrid e Manchester City, e li avevo già battezzati prima di questa partita dicendo quelli che mi sarebbe piaciuto vedere la Juve e quelli che non mi sarebbe piaciuto vedere la Juve. Domani ve la porto. Uno ha pure segnato questa sera tra quelli papabili che c'era lì in mezzo. Ragazzi, che partitina, Lello, mannaggia te, l'hai beccata la partita da andare a vedere, bastardo.